Allora, partiamo da Maria Pia, perché oggi è stato presentato un progetto che è un progetto davvero grande per valorizzare le persone che, come Maria Pia, sono abili a far sentire l'essenza dell'amore attraverso la musica. E tu, come ci fai sentire l'amore? Attraverso quali strumenti? Batteria e il pianoforte, cioè praticamente la batteria è già da circa un annetto, la suono il pianoforte io l'ho scoperto fin da quando ero in pancia di mia madre, che praticamente lei suonava queste canzoncine, diciamo, dal pianoforte. Poi quando sono nata, appena ho fatto un anno, già mettevo già le mani sul pianoforte, quindi... Cioè, mi piace questa... Vedendo i filmati in questa serata, in questa presentazione, cosa ti ha colpito più di qualsiasi cosa? Le parole di Carmen che mi hanno colpita, e che lei ha questo grande sogno, che anche Rossella ha questo grande sogno, eppure noi ragazzi abbiamo questo grande sogno. E quindi darete una mano a Carmen e Rossella a rafforzare questa unione. Speriamo che il progetto incomincia, così almeno noi ci integriamo tutti insieme. Orchestrabilità che nasce da un sentimento, che è un sentimento di quello che è la musicalità che c'è all'interno di ogni uomo. L'uomo nasce come un essere musicale, quello che dicevo proprio della definizione di John Blacking, non è qualcosa che acquisiamo dall'ambiente, noi siamo geneticamente esseri musicali e abbiamo questo codice non verbale, che molto spesso a causa del verbale non viene fuori. Soprattutto siamo corporei, siamo visivi, siamo più interessati ad altri aspetti, per cui viene meno questa parte affettiva, che invece è quella poi dominante, è quella che fa nascere le relazioni, fa nascere comunicazione, cioè comprensione, e può aprire qualsiasi porta, secondo me, l'affettività, ecco, come il principio di Sagramma, dal cuore al cervello, ed è questa la strada giusta, non si lavora sul cervello se non c'è il cuore. Dal pentagramma all'esagramma, un rigo in più. Sì, la straordinarietà, praticamente. Che vuol dire? Vuol dire avere anche una marcia in più a volte, cioè l'esagramma significa guardare alla straordinarietà nella normalità, un po' quello che dicevo durante appunto la mia conferenza. È necessario pensare che ognuno di noi ha delle potenzialità, che il cervello è una macchina straordinaria e ha centinaia e centinaia di aree. Non è possibile omologare ogni persona ad un comportamento, ad un atteggiamento, quando sappiamo poi che, tra virgolette, coloro che sono normali in realtà hanno delle preferenze diverse rispetto a tanti altri. Perché lo si accetta nella cosiddetta normalità e non lo si accetta invece in situazioni straordinarie? Quindi il sesto rigo, si può leggere la musica anche col sesto rigo, insomma. Rossella di Sabato, tu sei un genitore che si è battuta per dare tutte le possibilità che Dio ci ha donato alla tua famiglia, dal primo all'ultimo componente. E questa è un'evoluzione di questo tuo sforzo che è nato quando sei diventata mamma. Sì, allora, io sono una ragazza di 22 anni, affetta dalla sindrome di Williams e... Praticamente ho sempre avuto questo particolare senso del dovere nei confronti di questi ragazzi che fondamentalmente vengono in parte considerati di serie B. E quindi vorrei dare tanto insieme al maestro Carmo Battiante questa opportunità in più a loro, perché i cosiddetti ragazzi normali sono loro. Ed è difficile nei ragazzi normali trovare la normalità. Quindi spero, ci auguriamo adesso praticamente, di poter andare avanti con i nostri lavori e di aprire quanto prima il centro, che ci auspichiamo che si apri praticamente a settembre. Ecco, voi nel vostro intervento avete messo in risalto la capacità di poter fare sistema, di poter
unire le forze. Strategia. Visto che ecco, ci vedono anche dei crowdfunder, ci vedono anche delle associazioni che sono interessate, anche adesso con, ne parlavamo giorni fa con Carmen Fermatera 2019, è un elemento importante perché quello che manca in molti casi per fare progetti così importanti è il capitale umano e questo certo, capitale certo. Umano va formato. Quindi se dovesse fare un appello oggi per l'unità, a chi lo rivolgete e utilizzate questa iniziativa per realizzarlo? Allora, noi questa iniziativa l'abbiamo messa a punto proprio per divulgare la notizia, tant'è vero che la nostra preoccupazione principale è stata quella di diffonderla non soltanto ai dirigenti delle scuole di primo e secondo grado. Consideri che abbiamo avuto la partecipazione anche da praticamente da altre scuole provenienti dalla provincia di Foggia, del quale non ci aspettavamo minimamente la loro adesione, San Nicandro Garganico, Cedenza Valfortore. Quindi il fatto che ci si metta in campo e si divulghi la notizia, credo che si riesca in questa maniera a creare una sinergia di persone, oltre che cercare attraverso i genitori che sono i primi interessati, che con ovviamente io penso di parlare in prima persona e tanta altra gente che ho avuto modo di incontrare che sentono fortemente questo progetto come un loro sogno da realizzare per i propri figli. Quindi ci auguriamo che si realizzi il più presto possibile. Con le poche forze che sono rimaste, perché hai fatto una cosa veramente grandiosa nel tenere il palco su un argomento così difficile, importante, soprattutto pieno di perché particolari. Ho voluto portare all'aspetto scientifico, oltre che l'aspetto affettivo e l'aspetto metodologico. Quindi, io credo che per invogliare coloro che intendono sposare per il nostro progetto e dirgli che nella vita. Il senso della vita è quello di lasciare un segno, non è quello di portarsi, di fare per se stessi e portarsi, anche perché non ci si porta nulla dopo questa vita. Quindi lasciamo invece qualcosa. Invito tutti anche a donare un'ora del loro tempo, ma anche un euro, dico, che può essere poi finalizzato l'acquisto di uno strumento, che può essere finalizzato qualsiasi, però dove tu senti di essere stato importante nella vita di qualcun altro. Poi ognuno sceglie il proprio percorso, c'è chi vive di se stesso. Noi con Pegaso TV e con Pegaso ci renderemo parte attiva per tutto quello di cui avete bisogno. Grazie. Ma visto che siamo noi che ringraziamo voi, ma visto che siamo alla fase dei ringraziamenti, concludiamo ringraziando gli angeli che hai nominato, sì. Alcuni sono silenziosi e sono molto, proprio alle spalle delle telecamere. E infatti, sempre. Molto silenziosi. Se viene qui Carlo Di Cesare, a me ci farebbe molto piacere perché il nostro angelo è proprio dietro alle spalle. Quindi... gli angeli veri sono quelli che restano noi. Però ecco, se ci sono segni importanti, poi viene fuori. Deve venire fuori perché è una forma di riconoscenza che abbiamo veramente per chi disinteressatamente abbiamo incontrato e non sapevamo neanche chi fosse, ci dà questo numero di telefono, questa cosa è troppo bella. Allora poi a un certo punto un'amica mi dice: ma sai chi era? No, dice, Carlo Di Cesare. Allora noi siamo, chi è Carlo Di Cesare? Dice, come? E poi prima che diventasse poi quello che è oggi, però già era una persona. E subito si è commosso. Quello è il centro comune, e comunque è un ruolo importante. È stato bello anche vederlo commuoversi, cioè significa che umanamente è stato bello anche vedere questo approccio con l'assessore alla cultura, sì, Paola. Ha parlato del più bel progetto del comune di Foggia, quindi è una cosa che di cui insomma dovete averne tanto merito. E l'altra cosa che ha colpito me, visto che io diciamo, non dovevo fare la parte organizzativa, sono stato colpito dalla semplicità con la quale il Vescovo, Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Pelvi, è venuto, è stato con i ragazzi, uno spettatore anonimo tra tanti spettatori importanti, e mi ha colpito in una sua intervista che non sono riuscito a cogliere una frase
che i ragazzi rispetto a noi hanno, siamo una cosa in più, noi abbiamo degli occhiali scuri che, diciamo, con i quali evitiamo di vedere le cose belle del mondo. Loro invece hanno degli occhi spalancati con una visione a 360 gradi, e su questo dovremmo imparare noi da loro quando li sentiamo suonare, cantare ed emozionarsi come abbiamo visto lei con la così determinata brava Maria Pia, grazie a voi grazie per tutto il tempo che ci avete dedicato. Grazie.